una prova. Motore. Nel 2011, nell'autunno, quando ho pensato di fare un altro Francesco, era per me necessario ripartire da questo ragazzo un po' pazzo, secondo i contemporanei, che però cerca la libertà. Lui va a questa una crociata indetta dal Papa. Ci guarda, no, battaglia, no, non vengo. Come detto, scusa. C'è un misunderstanding. No, no, lui c'è. Fa propaganda di contro la guerra. Sono delle fonti che non sono mai state sfruttate sull'intesa di pace tra lui e il Saladino. Benvenuto. Si è gradita la mia ospitalità. Grazie. Vai a bere. Questo è un episodio spesso un pochino accantonato. La malaria è una febbre molto alta, addirittura da tremare. Stop, stop. Bella. Facciamo una prova. Francesco. Mandato da Leo Pescarolo, che è il produttore, ho detto: Leo, ho trovato Francesco. Mi è piaciuto subito. È ricco di curiosità, non ha idee fisse. E questo è molto bello. Abbassati, meno male. Forse è meglio. Perché bisogna rispetto. La parola religion, che è la seconda battuta del padre, cominciare a commentarlo. È arrabbiato. È arrabbiato. Ok, stop! E quindi diventa da un lato più complesso ma anche più godibile perché c'è la partecipazione di altri. Sei andato con Chiara? Prova a andare dove sta Chiara. Sono Sara Serraiocco e interpreto il ruolo di Santa Chiara. Per me è una bellissima esperienza. Prima l'ho messo. Vogliamo farla? Sì. Approfondire il percorso di vita del personaggio di Santa Chiara è stato molto interessante. Questa donna che ha passato tutta la sua vita per seguire i suoi obiettivi. In anni più recenti ci sono stati degli studi molto più approfonditi su questo personaggio, su queste sorelle, cosa facevano, chi erano. E lì ho tratto spunto per parlarne. Prendi un dettaglio di queste mani che lavorano. No, ma veramente, perché fa passare il tempo. Francis here. Stop. Quindi lei è veramente protagonista insieme a Francesco. Si è subito creata un'empatia proprio sul set. Mi sono collegata molto alla sua naturalezza, al suo modo di recitare così di pancia che... E questo Elia, che era un intellettuale, era una persona che aveva studiato per diventare ricca come tanti, no? Per far carriera. A un certo punto è trascinato perché capisce che è un leader. Lui voleva che questo ordine mettesse delle radici come, non so, i benedettini piuttosto che i domenicani. Elia è una delle persone che sono state più vicine a Francesco durante la sua esistenza. È un personaggio che fino ad adesso è rimasto abbastanza in ombra, molto complesso. Che ama molto anche Francesco, fa, come dire, da tramite tra Francesco e la Chiesa. Quindi è la persona che fa riconoscere la prima importanza all'ordine dei francescani. Tu metti l'agitazione, no? Perché sai che è qui per le donne. E hai intuito l'universalità del messaggio di Francesco. Action! Francis, step forward. Francesco ingenuo, è too much. Sì. Ugolino,
who, when we meet him, he is a cardinal. He then, at the end of the story, will be the next pope. He's a man of the church, and he's the man of power. When he hears and is introduced to St. Francis, he is intrigued by his ideas. He's initially fascinated by the simplicity and the purity of his thoughts. But then with time, I think with Ugolino's character as well, you see why Francis' ideas still remain to this day. If really everything would have changed the way Francis, I think, would have liked to have changed things, we would live in a different world. Qui lo portano in alto e voi seguite, poi lo mettete giù e cercate di far largo perché volete che vi parli, no? Lui è timido, non è abituato a parlare tante persone. I'll help you guys. Francia è così. Francesco non voleva assolutamente che quest'ordine crescesse. Ed Elia ha fatto in modo che appunto l'ordine dei francescani si ingrandisse in tutto il mondo e arrivasse fino a noi. Se si parlerà ancora di Francesco, è grazie a lui.